Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un disco che me l'ero proprio perso, un po' come non avevo mai molto considerato questa band, ma ho cominciato a farlo quando ho notato la grossa amicizia con gli Afghan Whigs. Una certa vicinanza, anche proprio dal punto di vista alfabetico, tanto è vero che nella mia collezione vengono appena dopo. Sto parlando degli After Hours e il disco di cui oggi vi voglio parlare è questo, Hai paura del buio. Album che avevo in realtà scoperto nell'era degli MP3, quando praticamente la musica non aveva questo formato, ma stava tranquillamente su un hard disk che con 4 tera aveva dentro praticamente un sacco di musica. Ma questa è un'altra storia che non appartiene più alla mia esistenza, in quanto abbiamo questo fantastico supporto che ci dà di nuovo quel gusto e quel sapore. Quel gusto e quel sapore che scopriremo insieme, perché questo disco ha da pochissimo compiuto i 25 anni, in quanto è stato pubblicato l'11 marzo del 1997. E quindi celebriamo le 25 candeline di questo album e lo faremo insieme dopo la sigla. Ed eccolo qui, Hai paura del buio, un album che nella discografia degli After Hours si incastra perfettamente tra Germi, album d'esordio del 1995, piuttosto ruvido ancora come sound e anche come testi, ed il terzo album della band, cioè Non è per sempre, del 1999. Ma Hai paura del buio per me è sicuramente il miglior disco della band milanese. È un album estremamente poliedrico, forse anche un po' troppo, si passa dal punk al post-punk, al post-grunge, al noise rock. E poi ci sono quelle power ballad tipo Voglio una pelle splendida, davvero molto molto entusiasmante. I testi sono anche sempre molto ironici e taglienti, ricchi di metafore, oppure talvolta proprio molto diretti al punto. Come nel caso del brano Sui giovani d'oggi ci scatarro su, titolo che peraltro in alcuni casi, facendo un po' l'anziano, dico sempre anch'io, specie quando dice come pararsi il culo e la coscienza è un vero sballo, sabato in barca a vela e lunedì al Leoncavallo. L'alternativo è tuo papà. Avrei più di una persona a cui dedicare questi versi, questi finti alternativi. O lo sei o non lo sei, non ci sono cazzi.
brano che scelgo da Hai paura del buio lo troviamo sul lato Hai, perché vedete c'è lato Hai, lato paura, lato del e lato buio. Allora, dicevo, dal lato Hai la traccia numero 4 si intitola Rapace. È un brano che ha dei cambi repentini e ricorda molto gli Afghan Whigs, ai quali Manuel Agnelli e gli After Hours non hanno mai finto di non essersi ispirati. Con questo testo un po' singolare, verrò come un rapace a mutilare la pace dentro il tuo cuore e poi, se vuoi la mia reazione, e sia, e sia, e sia. Parliamo di questa edizione, che è una ristampa del 2019, celebrativa del Record Store Day, ristampa su doppio vinile giallo traslucido. Molto bello, anche se devo dire che potevano rimasterizzarlo un tantino meglio. Vediamo adesso ai mi piace e non mi piace. Cominciamo tirando il pollice verso l'alto. Dicevo che se vi piacciono gli Afghan Whigs, ma anche i Marlene Kunz, il Massimo Volume, insomma la musica alternativa italiana, non potete che non avere questo disco all'interno della vostra discografia. È potente, discontinuo, vi entrerà in circolo piuttosto velocemente e vi sorprenderete a canticchiare qualcuno degli strani ritornelli messi insieme da Manuel Agnelli, che fa pure rima. Vediamo adesso a quello che non mi piace. Devo dare in un certo senso ragione al mio compagno di avventure in Indie Bar Plays Live, cioè Marco Olivieri, che mi fa notare che le liriche di Manuel Agnelli sono piuttosto difficili da seguire in alcuni punti, forse un eccesso di vezzo artistico. Ed infine, su questa ristampa devo dire che non sono contento della qualità audio, che a tratti era quasi migliore quella che avevo con i miei MP3. Questo sicuramente non è una cosa positiva. Secondo me, nel fare le ristampe dovrebbero curare un po' di più la parte sonora, in quanto l'effetto estetico è sicuramente bello, ma poi su questa plastica ci devi stampare come si deve la musica. Quindi vi consiglio sicuramente questo disco, ma trovate un'altra edizione.
Concludendo, vi dico che tra i dischi imperdibili della musica italiana sicuramente dobbiamo inserire questo album degli After Hours. Avrebbe meritato in realtà di stare anche lui all'interno dei 101 album che dovete assolutamente avere in vinile. Ma chissà, chissà che un giorno tutto questo non succeda, magari con un'edizione diversa e acusticamente migliore. Però, vabbè.